Insomma, delle soluzioni che possiamo dire anche estemporanee, le visite la domenica, il centro di prenotazione unico a livello regionale. Voglio capire cosa facciamo. Io chiamo e mi dicono vai a Caltagirone o vai a Licata a fare un controllo. Però queste liste d'attesa sono effettivamente lunghe e c'è gente che per fare delle piccole cose aspetta 3, 4, 5, 6 mesi, il che naturalmente non è bello. E allora quel poco che fa il governo potrebbe essere interessante, anche se secondo me bisognava trovare altre soluzioni, perché si sta, come lo abbiamo già detto, in questo modo incoraggiando le persone a rivolgersi alle strutture private. Ci sono strutture private che lavorano benissimo da tanto tempo, però mi pare giusto che il pubblico sia all'altezza del privato, visto che tanti soldi li spendiamo. Cambiamo argomento. Allora, simpatico la questione del sindaco di Ragusa che ieri era a sfilare con altri 200 sindaci e forse anche qualcuno in più a Roma. Chiaramente i sindaci in tutto il paese sono circa 7.000. Dice sì, però i capoluoghi di provincia sono 100 e qua là eravamo una elite, cioè erano tutti quelli che avevano deciso di andarci, anche perché probabilmente ci sono andati a spese loro, quindi a spese del comune, cioè, non li avrà ospitati il Presidente della Repubblica, credo, no? E comunque io non sono critico come fanno in politica per le elezioni contro il Presidente Mattarella, però voglio dire, fare anche queste sceneggiate mi sembra un po' troppo. Ma i sindaci sono servitori dello Stato, ma che cavolo ti serve prendere 200 persone con la fascia tricolore e farli camminare in via dei Fori Imperiali? Ci piace io a così. E il sindaco ci è cascato, ripeto, grazie a Dio se lo può permettere con i circa 10.000 euro al mese che prende. Però ci sono delle cose che sono buone per la nostra città, parlo di Ragusa, gli altri poi dovranno vedere. Per esempio, questo lavoro che si sta facendo nel lungomare di Marina di Ragusa. Io ho parlato ieri di Marina di Ragusa con parecchie difficoltà, come per esempio la questione dell'ufficio di informazioni che c'ha il pavimento rotto e nessuno lo aggiusta, tante cose sul lungomare con i tubi che spuntano fuori, le luci che non ci sono, la sporcizia, e questo c'è, tutti i cassonetti pieni, i bagni che non funzionano, non li possiamo negare. Però questo lavoro credo che sia alla fine un bel lavoro, perché come vedete qualcuno si è lamentato, ah è chiusa la pista ciclabile, è bella scoperta, siamo a travagliare, non è che possiamo lavorare in quel bordo che si sta facendo tutto l'impalcato per potervi fare passeggiare. Ora spero che non sia dello stesso qualità del legno dell'ufficio di informazioni, che è bastato toccarlo con una ruota che si è scatasciato tutto quanto. Però io dico che questo è un bel lavoro, sarà una bella passeggiata e la gente avrà il piacere di allungare la passeggiata e saranno molti a fuggire dal casino che c'è sui due o i tre lungomare che abbiamo a Marina di Ragusa e farsi una passeggiata su questo. Quindi ottima cosa. L'altra cosa sul Comune di Ragusa interessante è l'incontro che ci sarà nei prossimi giorni per parlare del nuovo servizio di trasporto pubblico affidato a Lettera Trasporti. Io ho visto che Lettera e c'è un incontro che si farà nei prossimi giorni. Questo qua, muoviamoci. Non amo molto il logo che è stato utilizzato da anni dal comune, questa striscia gialla sembra l'AGIP, però sai, c'hanno gli esperti, ne capiscono e non possiamo dire niente. Io spero che la buona volontà dell'Lettera Trasporti dimostrata nell'incontro che c'è stato l'altro giorno sia poi confortata dai numeri, perché
perché loro hanno detto noi non siamo un'azienda di beneficenza e vogliamo chiaramente, non vi dico guadagnare subito, ma avere un arrivare a pari. Quindi dobbiamo convincere la gente a prendere il pullman. Chissà come dobbiamo fare, quindi chissà cosa ci verranno a dire, non so neanche se ci andremo perché bisogna capire tante cose. E a proposito di trasporti, l'altro ieri c'è stato qua il candidato Lavardera, che è un tipo molto, come sapete, insomma, fa parte della schiera di De Luca, quindi è molto carico, e se n'è andato all'aeroporto di Comiso come se fosse una novità assoluta, come se gli amici non se la debbono prendere a male di Sud chiama Nord, non sapevano che Comiso è una cattedrale nel deserto e nessuno ci parla, o meglio, c'è qualche volo, ma è abbastanza desolante. Bene, lunedì mattina se ne sono andati all'aeroporto di Comiso, Lavardera ha fatto un film di 25 minuti, noi ve lo ridiciamo in 5 minuti, però è emblematico di quello che succede la mattina all'aeroporto di Comiso. Vediamo.